Ciao amici, capita anche a voi di perdere capelli o averli deboli, fragili, che si spezzano facilmente? Io ho risolto così, la natura ha una soluzione migliore. Il problema dei capelli fragili, opachi e spenti può derivare dai comuni prodotti per capelli in commercio. Infatti molti shampoo, balsami, maschere varie contengono prodotti chimici dannosi. Oggi vediamo una ricetta facile e fatta in casa per avere cura dei capelli, per renderli forti, sani, luminosi e rallentare la caduta. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Questa ricetta è l'olio di cipolla. Ma così nessuno mi frequenterà più? Non credo proprio. Segui la ricetta. Olio di cipolla anticaduta, fortificante per capelli deboli, spenti, opachi. Questo olio si prepara con solo 3 ingredienti: foglie di ortica, olio di cocco, cipolla. Che strani ingredienti. Ecco i benefici. Foglie di ortica. L'ortica non è solo un'erba che punge, ma una pianta ricca di nutrienti. Le foglie contengono vitamina A, C, K, calcio, potassio, magnesio, ferro e clorofilla, importanti per proteggere la salute e la forza dei capelli grazie all'azione antiossidante e perché nutrono la struttura del capello e proteggono il cuoio capelluto. Olio di cocco. L'olio di cocco ha tantissimi benefici. Per i capelli aiuta a idratare chioma e cuoio capelluto, favorisce il microcircolo cutaneo e quindi il funzionamento dei follicoli piliferi dei capelli. È ricco di sostanze antiossidanti e nutrienti come vitamina E e K, ha una funzione antisettica utile per combattere micosi, forfora e irritazioni del cuoio capelluto. Succo di cipolla. Il succo di cipolla contiene minerali come lo zolfo, molto utile per i capelli. Aiuta a dare volume alla chioma, stimola la produzione di collagene e riduce la caduta dei capelli. Bene, ora prepariamo insieme l'olio di cipolla rinforzante. E io non vedo l'ora. E voi amici, per vedere tanti altri tutorial di Beauty Care Naturale EcoBio, iscrivetevi al canale, è facile, basta un click così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Ingredienti: 100 g di cipolla, una tazza piena di foglie di ortica essiccate, 250 ml di olio di cocco. Fare bollire l'olio di cocco con le foglie di ortica e la cipolla tritata finemente. Cuocere a fuoco basso per 40 minuti, poi fare raffreddare un po', filtrare il composto tiepido con una garza versandolo in un barattolo di vetro. L'olio si conserva per circa una settimana. Quando è freddo l'olio di cocco si solidifica, quando è caldo diventa liquido, ma funziona allo stesso modo. Come si usa? Applicare l'olio di cipolla fortificante su tutti i capelli e massaggiare il cuoio capelluto per qualche minuto. Coprire la testa con una cuffia da doccia o pellicola per alimenti e lasciare in posa 15 minuti. Poi lavare i capelli con uno shampoo delicato. Quando va fatto? Potete farlo la mattina o la sera come è meglio per voi. Per fare un trattamento anticaduta, applicare l'olio 3 volte a settimana finché non vedete miglioramenti. Per fortificare e dare maggiore lucentezza e spessore va bene anche una volta alla settimana. Abbi cura dei tuoi capelli, naturalmente! Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!